Beh, oggi cominciamo a parlare di un argomento nuovo che sono i fuori. Sicuramente di questi dei fuori avete parlato in altri corsi. Uno potrebbe essere geotecnica, tecnologia. E per noi i fuori sono importanti, così come pure quello che c'è il sottosuolo in generale, perché il fatto che l'acqua passi attraverso un mezzo ne modifica le modalità con cui questo avviene. Quindi ho usato questa famosa frase di mezzo del messaggio che era usato per i media da Marshall, per dire che anche qui il mezzo è il messaggio. La dinamica dell'acqua all'interno dei suoli è dipendente dalla struttura dei suoli medesimi. Che cos'è il suolo? Beh, il suolo non è semplicemente il terreno su cui noi poggiamo i nostri piedi, ma è in realtà un ecosistema intero di cui cominciamo solo adesso a scoprire tutte le interazioni anche con la parte vegetativa che poi sta sopra il suolo, che si chiama soprasuolo. È un suolo in equilibrio dinamico con l'atmosfera, quindi con il clima, con l'acqua, con tutto quanto, ed è una risorsa non rinnovabile. Quando il suolo viene asportato, in sostanza la vita sopra non può sussistere. Quindi è un elemento estremamente importante ed è una delle parti della superficie terrestre che in questo momento è più studiato e più anche con strumenti nuovi, con intensità nuova. Nel suolo c'è una grande microfauna e anche una grandissima microflora di cui poi noi naturalmente faremo meno in qualche modo, faremo finta che non esista. Nella ricerca però avanzata su questi temi è conto di tutti questi aspetti. Normalmente si dice che il suolo è formato dalla roccia sottostante, cioè noi studiamo il ciclo dell'acqua, in realtà all'interno della se osserviamo l'intero sistema terrestre noi abbiamo molti altri cicli. Uno di questi è il ciclo di sedimenti. Il fatto che la Terra sia un pianeta vivo ha come una delle sue cose sostanziali il fatto che ci sono delle zone tettoniche che si muovono, la roccia viene dall'interno del mantello che viene in superficie e forma quindi la crosta terrestre. Questa crosta terrestre normalmente è sotto forma di quella che noi chiamiamo substrato, roccia, il quale poi viene degradato dai vari agenti che agiscono, che sono sia di natura fisica che di natura chimica che di natura biologica. In inglese c'è un termine molto bello che si dice per indicare l'insieme di questi fenomeni, che si chiama weathering, vuol dire l'azione del tempo atmosferico. Qui la vedete rappresentata la roccia parentale, che poi viene man mano degradata, quindi se voi fate una sezione del terreno vedete che la roccia viene fratturata, può essere fratturata anche molto in profondità, poi questo materiale diventa sempre più piccolo, sono le radici, le azioni di disgelo, la stessa acqua, che formano questa parte superficiale di materiale più fino che è appunto il suolo. Ma appunto il suolo non è solo il materiale fino, ma è anche tutto l'insieme di cose che vi avvengono. Appunto il materiale parentale è costituito dalle rocce dal quale poi il suolo si forma attraverso un processo che si chiama pedogenesi. Il suolo, come ogni, ha ovviamente delle proprietà idrauliche, che sarà quelle che interesseranno a noi, ha delle proprietà geotecniche,
e ha delle proprietà agronomiche che voi non vedrete mai questo, nei vostri studi, ma che vanno tenute in conto, sono estremamente, quindi le proprietà agronomiche si potrebbero certamente racchiudere anche le proprietà idrologiche, ma hanno a che fare anche con la chimica e la fisica di questi, degli elementi. Il substrato, o bedrock in inglese, è appunto la roccia che forma il suolo, che contiene i minerali originali. Il suolo è la parte superficiale. E se noi facciamo una sezione del suolo, otteniamo dei profili e a volte possiamo osservare degli orizzonti, ovvero possiamo osservare che all'interno di questi profili che noi tracciamo ci sono degli strati che sono distinti. Sono distinti per composizione chimica, per colore, per esempio anche, e in generale per le cose di cui sono composto. Dopo ve ne mostro un esempio. In particolare qui ho citato anche due elementi, tessitura e struttura, di cui parlo più tardi. Qui è nominato anche il pH, cioè l'acidità del suolo, cioè tutte le proprietà chimiche o le proprietà di composizione. Questi sono due suoli, peraltro, tipici di ambienti montani, in cui la strutturazione in orizzonti non è molto evidente. Vedete, qui c'è il materiale parentale molto duro, chiamiamolo così, una roccia basaltica, e sopra c'è una piccola parte di suolo, si distingue in qualche modo visualmente. Anche qui questo materiale, viceversa, è sempre un materiale simile roccioso, chiamiamolo così, però è un materiale che ha una storia geologica diversa e deriva in particolare dalla sono massi e materiali glaciali. Quel materiale che vedete in questa situazione che vedete qui, non c'è stato il tempo nell'evoluzione del suolo di strutturarsi in una serie di orizzonti, che sono quelli che vediamo dopo, molto complessi. Cioè abbiamo solo la parte superiore e sotto una parte che è relativamente indistinta, magari con la presenza di materiale parentale anche in superficie, che potrebbe essere il risultato, per esempio, di una colata detritica o di qualcosa del genere. Quindi i massi galleggiano sopra la parte rimanente del suolo. Questo invece è, perché una ragione anche per cui questo avviene, il suolo è fatto in questo modo, queste parti, è che questi sono suoli tipicamente di montagna, in cui man mano che il suolo viene formato, viene anche asportato, sì, dalla forza erosiva dell'acqua, ma per il fatto proprio che siamo in situazioni in cui c'è una certa pendenza, in cui c'è quindi un equilibrio fra la formazione del suolo e il suo asporto da parte degli agenti erosivi, principalmente l'acqua o il ghiaccio. Qui invece, dove per esempio in un terreno, diciamo, meno pendente, si possono innescare tutta una serie di fenomeni di trasporto all'interno del suolo, che sono anche sul verticale. E mentre nello stesso tempo il suolo non viene asportato dall'acqua, prima vi dicevo l'azione, forse c'è una colata detritica, un debris flow prima. Questa è una tipica azione di un movimento di terreno che porta via, che trasporta parte del materiale e poi lo deposita in un altro punto. Qui vedete esattamente che cosa intendevo quando intendevo parlavo di orizzonti. Osserviamo che nella colonna che è stata disegnata c'è una parte più consolidata che pure presenta delle variazioni, e questa è la parte rocciosa. Poi parti che sono
via via meno consolidate, addirittura cambiano di colore in questo caso, perché evidentemente sono avvenuti per esempio nel corso di un tempo piuttosto lungo eventi di altra natura, per cui per esempio deposizione potrebbe essere di un materiale calcareo bianco e così via. In alto c'è la vegetazione, come vedete con l'azione delle radici, che ha una che forma un nuovo orizzonte generalmente molto scuro, perché la vegetazione contiene carbonio, carbonio scuro. Il fatto che c'è una parte regolitica e una parte di materiale che è ghiaioso, che è anche inserito all'interno degli orizzonti, anche se in qualche modo sulla destra abbiamo le stesse tipologie di orizzonti che vedete sulla sinistra. È chiaro che quando l'acqua fluisce attraverso un suolo di questo tipo si comporta in un modo a seconda se fluisce qui, se fluisce in ciascuno degli orizzonti diversi. Gli orizzonti poi non sono semplicemente solo il prodotto, ma anche del dilavamento verticale dell'acqua, perché le particelle più fini tendono a migrare magari verso il basso e poi vanno a costituire alcuni orizzonti caratteristici. Quali materiali sono composti i suoli? Sono composti dai materiali che sono i più comuni, in particolare ci sono 5 grandi categorie: i silicati, gli alluminio silicati, gli ossidi e gli idrossidi metallici, i carbonati e i solfati. Quelli che generalmente sono più importanti qui sono le rocce carbonatiche e i silicati e gli alluminio silicati. Quindi c'è il suolo, si può vedere sia in un aspetto descrittivo come quello che abbiamo visto prima, si può analizzare anche la composizione dal punto di vista dei materiali e quindi proprio degli elementi che li compongono. Abbiamo detto che il suolo è una risorsa non rinnovabile. Cosa significa che è una risorsa non rinnovabile? Significa che per essere prodotto di nuovo richiede un tempo sufficientemente lungo. Quanto lungo? Dipende dal tipo di suolo, dipende dal clima che si viene a instaurare e da diversi fattori, tra cui anche l'andamento della topografia, che ha scale di azione che sono a volte paragonabili a quelle della formazione dei suoli medesimi. Come vedete qui ci sono processi di formazione dei suoli che sono anche che vanno ad una formazione di equilibrio nel giro di 100 anni, ma la maggior parte dei processi richiedono anche 100.000 o 1 milione di anni. Questo è il significato del fatto che il suolo è una risorsa non rinnovabile. Per riformarsi richiede un certo tempo, che può essere anche molto lungo. Dopodiché, dal punto di vista storico, la formazione del suolo può avere varie vicissitudini, nel senso che se in questo caso, per esempio, la formazione del suolo è vista dal punto di vista della formazione di una tessitura, cosa che ancora non sappiamo cosa sia, ma lo vediamo tra poco, e può variare nel tempo. Per esempio si può assumere che qui ci siano stati vari cicli climatici che hanno contribuito alla formazione di questi andamenti, che sono qui disegnati peraltro in maniera qualitativa. Un buon disegno che rappresenta la situazione è questa, una roccia inalterata come quella. Naturalmente è difficile trovare una roccia inalterata come quella che vedete sulla sinistra in un ambiente naturale, a meno che non sia denudata, però potrebbe essere per esempio una roccia vulcanica, supponiamo che è uscita dal vulcano. L'azione giustamente è messa alla pioggia, perché la pioggia e l'acqua rappresentano uno degli elementi principali,
dell'alterazione della roccia, quando l'acqua, anche per il solo effetto fisico-chimico di interazione fra l'acqua e la roccia, questa comincia a disgregarsi. Naturalmente la materia organica si instaura e comincia a formarsi un primo orizzonte superiore A, disgregato dalle radici, nel quale le piante poi man mano mettono, anche cambia la tipologia di vegetazione che può insistere su questo suolo, e altri orizzonti si vengono a formare per separazione del materiale superiore, si vengono a formare vari orizzonti, poi se ne potranno formare degli altri, perché supponete per esempio che succeda un incendio che bruci tutta la vegetazione, allora si forma uno strato di suolo particolare che non è così raro trovare, che forma un altro orizzonte. Questi sono i vari stadi e, come ovviamente potete pensare, durano centinaia di anni. Dal nostro punto di vista, come possiamo vederlo il suolo? Beh, possiamo vederlo formato da varie cose: la parte materiale, cioè il minerale. E qui la vedete, tra l'altro, un'ipotetica sezione di un suolo in profondità da 0 a 2 metri. E c'è dell'humus ed in generale una parte di biota che può occupare, vedete, occupa una parte dei vuoti del suolo. Questa è la parte materiale, questo è il 100% del volume del suolo, perché poi, come vediamo dopo che lo formalizzo in modo più esatto, il suolo da che cosa è composto? Appunto da particelle minerali e da altre, e da vuoti. Chiamiamolo, questa parte è la parte di vuoti, la porosità del suolo. Questa porosità da che cosa è riempita? È riempita da sostanza organica, humus, proprio living, cioè microflora e microfauna, che può occupare, anche qui vedete, vi viene detto in pratica che occupa quasi il 50% della porosità. E poi qui avremo una parte di gas che forse andava messa dall'altra parte, e una parte giustamente che è chiamata di soluzione. Io come idrologo avrei detto acqua e poi dirò acqua, ma in realtà si tratta di soluzioni, cioè acqua che contiene soluti. Questo in alcuni casi è estremamente rilevante. E questo è quasi l'unico posto in cui io vi dico che nell'interno del suolo c'è sostanza organica che ha un ruolo importante. Dopo, in qualche modo, prescinderò da questo, è, come dire, l'impostazione che relativamente a questi problemi c'è da tantissimo tempo, forse non è più accettabile, forse non è più accettabile, ecco, ragionare così in termini di suolo, pensare che quella parte organica non sia più presente. Però ancora, per semplificare il quadro, noi utilizzeremo questa semplificazione. All'interno di un paesaggio, come quelli che voi siete abituati a vedere per esempio con un GIS, il paesaggio, in corrispondenza alle varie forme della topografia, ci sono vari profili che hanno varie strutturazioni. Quindi noi, per descrivere in realtà bene quello che succede, dovremmo dare, per esempio, anche solo basterebbe lo spessore del suolo, cioè quando in un punto quant'è l'altezza di suolo relativamente al substrato, cosa che normalmente in idrologia non si fa mai. Questa è una possibile rappresentazione, comunque, per dire che in funzione dei diversi processi che agiscono nei diversi punti del paesaggio, il suolo ha una strutturazione, ha degli orizzonti diversi, e questo non può non
esposizione in questo momento sono carte dei suoli di questo tipo che rappresentano, vedete, forse qualcuno qui identifica, qui è una carta della Val di Non. La Val di Non, come voi sapete, è una zona agricola in cui si coltivano mele, per esempio, e quindi è importante sapere dal punto di vista agronomico che tipo di suoli ci sono, perché magari alcuni sono più adatti ad alcuni tipi di coltivazione piuttosto che ad altri. C'è anche un tipo di suolo particolare che lì vedete segnato in grigetto, che è il suolo umano, che anche questo ha la sua rilevanza. Queste però sono carte, diciamo, bidimensionali. In realtà avremo bisogno per molti dei fenomeni di avere delle carte tridimensionali. La geologia per e anche la pedologia, cioè la pedologia è anche tridimensionale. La geologia e le carte su larga scala tendono sempre ad essere bidimensionali, mancando quindi di informazione sulla terza dimensione, che è uno degli obiettivi che noi ci poniamo di avere nei prossimi decenni, diciamo. Questo, appunto, nell'idea di questo obiettivo, questa per esempio è una campionatura su un versante dei diversi profili di suolo, e questo viene chiamato tecnicamente un soil scape. E poi, ovviamente, questi sono dei prelievi in alcuni punti. Adesso voi siete molto esperti nelle interpolazioni e potete immaginarvi come magari poi queste proprietà si possono distribuire su tutto il paesaggio. Quando mettiamo dentro l'acqua, che cosa succede? In qualche modo l'acqua è stata una presenza nelle precedenti slide. In genere si semplifica molto. Qui la distinzione, il substrato, che qui viene chiamato bedrock, la parte di materiale di regolite, di materiale consolidato, e il suolo sulla superficie. Quando noi lo riempiamo d'acqua, distinguiamo perlomeno due zone: una parte vadosa o insatura, dove l'acqua non riempie tutti i pori del suolo, e una parte satura dove l'acqua riempie tutti i pori. La semplificazione, e qui viene distinto anche una superficie della water table, si chiama water table, è la falda in italiano. La superficie qui in realtà non viene distinta in modo esatto, perché vedete che viene qui riportata una cosa che viene chiamata frangia capillare o capillary fringe. Cosa significa? Significa che la superficie della falda non è ben definita. Discuteremo poi di queste proprietà, ma quando noi andremo a parlare delle proprietà dell'acqua, se il suolo è pieno di pori, e questi pori hanno una struttura molto complessa, noi penseremo che, cioè in realtà questi pori si comportano individualmente l'uno con l'altro, ma noi non possiamo descrivere questa individualità nel comportamento dei pori. Quindi andremo a formulare una specie di teoria statistica ad una certa scala, che si chiamerà scala di Hertzsprung, che tiene conto del comportamento medio. La frangia capillare è proprio la deviazione sul comportamento medio, ed è dovuta al fatto che l'acqua all'interno si può disporre in modi diversi, ma ne parleremo poi con i dettagli tecnici. In generale il suolo è quindi un elemento per noi almeno quadrifase, perché è aria. Io ho trascurato la parte biologica, prima o poi, però la parte biologica è al confine tra, come i romani mettevano, hic sunt leones nelle cartine geografiche. La parte biologica si studia, alcuni in particolare i soil scientist la studiano anche molto accuratamente. Nel mainstream della letteratura idrologica questo non è ancora entrato. Il ghiaccio. Non credo che avremo sicuramente tempo di parlare. L'acqua all'interno del suolo si può ghiacciare, quindi l'acqua è in forma
ghiacciata in forma liquida e in realtà in forma anche di vapore all'interno dell'aria, ce l'abbiamo in tutte e tre le fasi. E poi le particelle di suolo. Come vedete, mg le particelle di suolo, mw la massa dell'acqua, mi la massa del ghiaccio, ma la massa dell'aria e i corrispettivi volumi. E qua direi intanto questa prima parte è finita.